2-2 nel match tra i ragazzi dei Monatti e la Cappella's Friends. Fresco di miglior giocatore della settimana è qui inquadrato Giovanni Bassano, che ha detto anche di non meritare questo premio. In realtà non ha capito che se lo merita e come. Adesso Ruppolo si impappina sul pallone, la laterale quindi per i Cappella, arriva da quest'altra parte Robert Nunti, occhio all'occasione proprio per Bassano! Bassano, quale migliore occasione per festeggiare, per festeggiare in questo caso il premio di migliore della settimana. La rete del vantaggio lo va a siglare Bassano, 3-2, piattone imparabile. Bassano in questo caso sta impazzendo. Bassano sale anche, momento di ordinaria follia per Bassano. Arriva quindi il vantaggio della Cappella contro i Monatti. Ruppolo si trascina il pallone fuori, laterale quindi. Bassano vuole l'incitamento del pubblico, meritatissimo questo gol per la Cappella's Friends. Tanti poi gli screzi anche in mezzo al campo, abbiamo visto risultanza anche piuttosto polemica di Bassano, continui scontri quest'oggi. Occhio perché Nulti sbaglia il rilancio, Shahed, punzo, colpisce praticamente Nulti, non va ancora bene il ritorno per adesso di Peppe Punzo. Adesso palla allargata male da Ruppolo a cercare Giliberti, bella partita ma Cappella che meritatamente sono sopra. Vediamo se ci sarà il tocco di questa laterale, almeno in cronaca. Palla messa dentro, intercettata da Ruppolo, poi Bassano prova a metterla giù, De Rosa lancia Campese, poi proprio Campese prova ad andare, la conclusione dalla distanza che blocca Morrone, rimette subito in gioco a cercare Punzo, di prima per Bassano, Bassano sbaglia l'aggancio, poi arriva in qualche modo ancora Bassano il tiro sull'esterno della rete e noi chiudiamo qui il nostro collegamento. De Rosa e Bassano per un 4-4 davvero incredibile, è successo di tutto in questa sfida contro i Cappella, contro i Monatti. La parola prima ai Monatti con De Rosa. Allora, avete giocato in 5 sotto il sole, distrutti insomma. È stata una cosa incredibile, sono stanchissimo, però comunque abbiamo fatto un buon risultato contro una squadra comunque forte. Senti, una bella partita anche se un po' nervosa, secondo te come mai? Ma le provocavo, ma comunque lasciamo stare queste cose, è finita la partita. Quindi un pari tutto sommato, basta, giusto? Finita, 3-3 finita, giusto. Ok, dall'altra parte invece Gianni abbiamo visto esultare, 4-4 anche sultanza polemica. Come l'hai vissuta tu questa partita? Ma è stata una partita insomma un po' particolare, 6 contro 5, però secondo me c'è un giocatore loro che è veramente un pezzo di merda, ma di dimensioni cosmiche. È un giocatore che a cui interessa semplicemente la vittoria, non rispetta gli avversari, non rispetta l'arbitro, meritava il russo, mi ha quasi strappato una maglietta. Già, veramente un figlio di buona donna. veramente. Che squallore, giocatori come questi. No, io non sto scherzando, giocatori come questi non dovrebbero andare a fare proprio il culo. Va bene, dai Giovanni, chiudiamo qua.